Buongiorno a tutti i telespettatori di Ok Italia Parliamone. Oggi abbiamo ospite della nostra trasmissione Ok Italia Parliamone, Alfredo Malcarne, presidente di Assonautica Italiana. Assonautica, istituita nel 1971 per promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e l'economia del mare. Buongiorno Alfredo Malcarne. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Malcarne, tutto il settore della nautica è in un momento di grave crisi, forse uno di quelli più colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia del Covid-19. Nonostante lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio turco, pochi giorni fa, dopo un incontro che ha avuto con il settore di Confindustria Nautica, ecco, Turco, dicevo, ha dato garanzie circa la volontà di reperire ulteriore liquidità per far fronte alla grave crisi che colpisce tutta la filiera dell'industria nautica. In questi giorni, ecco, oggi è la prima giornata in cui aprono delle nuove attività, cioè aprono, possono ritornare ad operare alcuni settori commerciali, pensiamo alle librerie e pensiamo alle cartolerie, il 18 aprile sarà la volta di altre e per altre ancora si parla del 4 maggio. Il settore della nautica in che modo vive questa attesa? Soprattutto perché questo sappiamo benissimo essere il periodo più caldo per la preparazione anche delle imbarcazioni che devono andare a mare e tutti i servizi ad essa collegati. Intanto speriamo che le imbarcazioni possano andare a mare. La scelta di dare l'ok sulle librerie lascia un po' perplessimo, insomma. Per il resto vedremo. Quello che è certo è che tutto il comparto dell'economia del mare, dal settore della pesca passando per i cantieri, gli stabilimenti balneari, tutto il comparto turistico legato all'economia del mare e finendo a tutti i servizi, quindi dal charteraggio ai marina, ai punti di accoglienza nave, al turismo nautico, eccetera, eccetera, soffre in maniera gigantesca la situazione, innanzitutto perché è un'attività tipicamente stagionale. Significa perdere il fatturato di tutto un anno, rimanendo chiusi a maggio nella sostanza. Ed è per questo, insomma, che c'è grande attenzione, massima attenzione da parte non soltanto delle organizzazioni di categoria, ma di tutto il comparto che rappresenta il mercato della nautica, del turismo nautico, della blue economy in Italia. Noi Ricordiamo una cosa, facciamo. Malcarne. Ecco, l'Italia ha oltre 8.000 chilometri di coste, siamo il paese in Europa col maggior numero di coste. Lei ha toccato anche il settore dei balneari. Per quanto riguarda i balneari, alcune regioni in autonomia hanno già dato il via libera però per poter fare i lavori di rimessaggio, di messa a norma appunto degli stabilimenti in attesa di una La politica. prima manutenzione, credo che riguardi soltanto alcune regioni. Credo e auspico che il governo quanto prima possa emanare un allargamento dei codici Adecco utili, almeno a mettere mano ai primi lavori da fare necessari per rimettere su gli stabilimenti balneari, o almeno nelle condizioni di funzionare, poi che possano funzionare o meno, in quali condizioni lo vedremo dopo. Però almeno la manutenzione utile a poter riaprire credo che sia assolutamente necessaria Infatti in servirebbe questa. forse una cabina di regia, anche perché si parte autonomamente, alcune regioni, come dicevo prima, sono partite senza avere ancora una posizione univoca da parte del governo. Per quanto riguarda il settore invece delle imbarcazioni, c'è un altro settore che secondo me forse sarà quello ancora più in crisi, che è proprio quello del charteraggio. Perché dico questo? Perché immagino che anche laddove dovesse essere data possibilità di poter rimettere in piedi questo tipo di attività, bisognerà capire con quali regole del gioco, o meglio, in un'imbarcazione, quanta gente potrà al massimo essere ospitata. Questa sarà una domanda anche a cui forse bisognerebbe dare risposte subito per far capire agli imprenditori di questo settore se sia il caso o meno sostenere i costi per un rimessaggio prima della messa a mare, quindi penso al carena, antivegetativo, eccetera, eccetera, ma soprattutto anche a quelli che sarebbero costi da sostenere per la messa a mare, la tenuta a mare nei pontili, nell'ormeggio,
per queste imbarcazioni, laddove non potessero avere poi dei ritorni economici legati ad una normale attività produttiva. Intanto le imbarcazioni da diporto sono di per sé stesse degli ambienti isolati, quindi io non mi porrei il problema relativo al numero di persone o l'equipaggio, come deve essere composto, che tipo di attenzione particolare debba avere. Si tratta nella sostanza di case galleggianti, quindi voglio dire, o stare isolati a casa o stare isolati in barca. Sicuramente questo vale quando è un nucleo familiare ad andare in barca. Questa è la difficoltà più grossa. Il problema è fare arrivare i diportisti sulla barca, che è una cosa molto più complessa. Diciamo che le previsioni portano a una mobilità nel nostro paese che comunque dovrebbe regolarizzarsi pur con dei rispetti di norme di distanza e sanitarie, quindi questo non è tanto il problema. Il problema grande, che è la domanda principe che io faccio a lei, è come tutto il settore della nautica, tutta la filiera della nautica si può attrezzare, cioè un eventuale fermo ancora per poter operare e predisporre la stagione estiva, diciamo un fermo ancora di 15-20 giorni, rischia realmente di non far più partire questa stagione estiva per il mondo della nautica, con un danno pazzesco per tutto l'indotto anche? Il danno è già pazzesco. Sarebbe un danno probabilmente irreversibile ritardare la ripartenza di altri 15-20 giorni. E questo sicuramente. Su questo non c'è assolutamente dubbio. Ecco, un'altra domanda a lei, da grande osservatore di questo settore. Nel 2011 furono costituiti i distretti... Ed è uno dei motivi per cui siamo particolarmente preoccupati da un lato, perplessi sulle scelte delle riaperture dall'altro, e assolutamente attivi dal punto di vista della sensibilizzazione nei confronti del governo circa la riapertura immediata di almeno una gran parte del comparto. Ricordiamo che insomma il comparto italiano è il comparto leader nel mondo su questo segmento, che è quello della nautica, della cantieristica, del turismo nautico. Questo ne facciamo un vanto e ne facciamo un fiore all'occhiello quando le cose vanno bene, però se le questioni che ci riguardano da vicino continuano a rimanere quelle di blocco totale, il danno sarà molto, ma molto peggiore rispetto a quelle che in qualche maniera possiamo delineare o disegnare adesso. E ho paura che possa essere irreversibile, nel senso che ci vorranno anni prima di riprendersi. Noi abbiamo fatto un lavoro di rilancio, sviluppo, che parte dalla sciagurato decreto del governo Monti sulla nautica, che ha fatto perdere il 60% della flotta italiana, l'80% delle commesse sul campo cantieristico. Ci abbiamo messo 4 anni per riprenderci. Questa potrebbe essere, se non si riesce a comprendere l'importanza del problema, questo rischia di diventare un danno che è 10 volte più grosso rispetto a quello del governo. Per far Sarà molto difficile rialzare. È chiaro, ma per far fronte a queste problematiche, io so che come Assonautica italiana avete dato via vita ad uno sportello legale appunto per l'emergenza Covid-19, finalizzato a dare risposte a tutta quella che è la filiera del mondo della nautica. Che tipo di riscontro mi può dare su questo sportello che avete aperto pochi giorni fa? Beh, aperto già da 2 settimane. Siamo stati attivi fin dall'inizio e lo sportello serviva a dare risposte chiarificatrici sia ai diportisti che alle imprese dell'economia del mare, del turismo nautico, dai marina alla cantieristica e charteraggio. Abbiamo dato anche assistenza a un paio di imbarcazioni che erano in charteraggio, in trasferimento per lavoro, e che si sono trovate in mare con l'obbligo di non spostarsi da casa mentre facevano il trasferimento in barca, con tutte le difficoltà del caso. Lo sportello è gratuito sia per i soci dell'Assonautica che per le aziende, sia iscritte che non iscritte alla nostra associazione, che ricordo è un'emanazione della Camera di Commercio, del sistema camerale, quindi dell'Unione Camere.
offriamo il servizio gratuito e serve solo ed esclusivamente come primo sportello di chiarimento e di ausilio, insomma, di orientamento. Riceviamo la media di una mail, adesso in questa settimana abbiamo ricevuto la media di una mail ogni mezz'ora, abbiamo uno staff di 8 avvocati che lavorano e si dedicano alla, distribuiti peraltro sul territorio nazionale, ognuno per la propria zona, e che si occupano insomma di chiarire una serie di aspetti cruciali che riguardano per esempio l'eventualità di apertura, riapertura, andare a controllare le barche e le imbarcazioni che erano in navigazione al momento della chiusura. È uno sportello di emergenza. Chiaro. Quello che possiamo fare adesso e che dobbiamo fare adesso è pensare al dopo emergenza. Sull'emergenza c'eravamo già da 15 giorni e ci siamo ancora da 15 giorni. Chiarissimo. Il problema non è rispondere all'emergenza, il problema è pianificare e programmare un intervento serio per dopo. Nel breve periodo, sul brevissimo ci siamo. Ma gli interventi a breve se continuano a tardare, ed è questa l'impressione, credo che non si riesca proprio a far partire tutto il meccanismo virtuoso, ripeto, di un'economia del mare che ha sempre dato non soltanto lustro e beneficio, ma anche reddito, lavoro, occupazione. Beh, diciamo che tutta l'economia del mare, il turismo nautico e tutto ciò che ne comporta rappresenta circa il 30% del settore del turismo in Italia. E proprio su questo, sul dover mettere in piedi degli strumenti per poter superare la crisi che stiamo vivendo, potrebbe anche essere il caso di far funzionare certi strumenti che sono stati attivati nel passato ma mai realmente operativi. Penso ai distretti turistici che sono stati costituiti nel 2011. Potrebbe essere questo l'occasione buona per vedere di farli funzionare? Il problema è i rapporti che i distretti hanno con le regioni, non tanto con il governo centrale. Purtroppo le regioni su questo tipo di intervento sono sempre state molto distratte. Ne parlo in prima persona. Nella regione Puglia abbiamo il distretto che per tutto il da fare che può in qualche maniera realizzare e gli interessi che può suscitare ha sempre mancato di un tassello che è quello del recupero delle risorse. Se non ci fosse stato il sistema camerale a supportare il distretto della nautica pugliese, che ha sede a Brindisi peraltro, nella Camera di Commercio di Brindisi, il distretto stesso non esisterebbe se non sulla carta. Una cosa sono le strategie di carattere politico e, come dire, di accompagnamento allo sviluppo economico del comparto. Un'altra cosa è il supporto alle imprese. Il supporto alle imprese si dà distribuendo risorse attraverso una programmazione mirata, pianificata, di concerto con le altre regioni, perché non ha necessità di... Non siamo un'isola. Chiaro. Abbiamo una distribuzione amministrativa che è distribuita in regioni, soprattutto sul campo turistico. Abbiamo necessità di mettere insieme le regie delle diverse regioni costiere utili a far sviluppare nel complesso il loro comparto. I distretti possono essere uno strumento, ma lo strumento va dotato di risorse, altrimenti non ce ne usciamo. Noi siamo disponibili a fare la guerra, stiamo in prima linea, è quello che facciamo, ma insomma, la guerra si fa con le armi, non si fa con le parole. Questo è chiaro, quindi Malcarne, speriamo che, ecco, che Turco, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia conseguenziale a quelle che sono state le sue dichiarazioni di una settimana fa circa il tentativo di mettere nuova liquidità per tutta la filiera del settore nautico. Confidiamo che da parte delle regioni ci sia meno burocrazia e più aiuto e ascolto a questo importante settore. Ma non è, se mi permette, non è soltanto un problema di liquidità, è proprio un problema di analisi delle risorse nel complesso. Si potrebbero attivare una serie di misure utili a non far uscire liquidità dal sistema delle imprese. Per esempio la sospensione dei canoni demaniali, una agevolazione rispetto alle tasse, imposte,
che le imprese sono costrette a pagare in funzione dello spazio che occupano per le proprie imprese, una possibilità di decontribuzione sul reinvestimento all'interno di quelle aziende, la possibilità di decontribuzione per la forza lavoro che dovremmo tenere occupata in qualche maniera all'interno del comparto. Cioè, le misure non sono solo ed esclusivamente di, come posso dirti, di intermediazione finanziaria in senso stretto. Si possono accompagnare misure di carattere economico che hanno risvolti finanziari che possono essere utili a tenere la liquidità nelle imprese, per poter essere investite in qualche altra attività anche all'interno del comparto. Che servirà anche garantire, appena ci sarà appunto la possibilità di operare di nuovo in questo comparto, bisognerà garantire anche la sicurezza e la salute di tutti coloro che sono chiamati ad operare in questo settore. Quello è il principio fondamentale. Però, ripeto, essendo in presenza di un comparto fatto per lo più di micro e piccole aziende, il fatto di avere collaboratori che in qualche maniera possono essere tutelati nell'atto in cui vengono a svolgere la propria attività, non credo che sia, almeno, ripeto, per l'80% delle aziende impegnate nel comparto, non credo che possa essere un problema. Però, ripeto, fermo restando che l'aspetto della salute è la premessa essenziale per tutto il resto, ripeto, la ratio deve essere quella di accompagnare le aziende, le imprese all'interno di un percorso di rilancio e di ripartenza. Continuo a sentire voci strane circa il periodo di sospensione. Noi siamo attivi da marzo e questa sospensione dell'animo e delle imprese non riesco neanche a percepirla, a idealizzarla, a pensarla. Le imprese per se stesse sono in movimento, certo. Si adattano, sono più flessibili di quello che si pensa. Sono molto più adattabili e flessibili rispetto agli agenti esterni, molto più di una burocrazia che ingessa invece l'economia. Il fatto stesso che si stia ragionando su linee di intervento che favoriscono l'indebitamento delle aziende ha un principio che è completamente sbagliato rispetto a qualsiasi teoria di sviluppo economico che in fase di emergenza abbiamo in corso. Su questo sono d'accordo, Malcarne, per di più, ecco, lo ricordo ai nostri ascoltatori, lei è anche presidente di una importante Camera di Commercio, che è quella di Brindisi, e alcune Camere di Commercio, pur non essendo forse tutti d'accordo su quella che è la circolare, la convenzione fatta dall'ABI con le associazioni di categoria, per quanto riguarda la possibilità di anticipare le risorse per la cassa integrazione, è stato ospite nostro pochi giorni fa anche il segretario generale dell'UGL, con cui abbiamo parlato tra gli altri temi anche di questo. Ma dicevo, alcune camere di commercio, la prima è stata Cosenza, ha deliberato di mettere risorse per far fronte ai costi quantomeno degli interessi bancari che dovranno essere sostenuti. Anche voi come Camera di Commercio di Brindisi vi state per attrezzare in questo senso? Assolutamente sì, abbiamo una giunta giovedì insieme a tutte le altre camere di commercio pugliesi, metteremo a disposizione credo 2 milioni di euro a livello regionale, ma che saranno utili come cash flow a pagare gli interessi al sistema bancario per le anticipazioni che verranno fatte alle aziende. Sul campo ci stiamo, nonostante tutto, non dimenticherò mai che un paio di anni fa, proprio dagli scranni del Parlamento, più di qualcuno diceva che le Camere di Commercio non servono a nulla. Sono soltanto delle scatole burocratiche, amministrative, che servono a drenare soldi dalle imprese attraverso il diritto annuale. Quello che noi facciamo è restituire quello che incassiamo sotto forma di diritto annuale, lo facciamo da sempre, lo facciamo con mission, direttamente al tessuto imprenditoriale. È chiaro. Forse qualcuno dovrebbe ricordare
quello che è stato detto qualche anno fa sulle camere di commercio. Credo che le camere di commercio che hanno come il punto di assoluta qualità il servizio digitale, quindi non c'è bisogno di spostarsi dagli uffici, da casa, dalle imprese per poter utilizzare i servizi che sono garantiti H24, comprese le situazioni di emergenza che stiamo vivendo in questo momento, in questo periodo, da tutte le Camere di Commercio d'Italia, attraverso una sana gestione del sistema camerale. Esiste e c'è una liquidità all'interno del sistema che adesso viene riversata in fase di emergenza direttamente alle imprese. Chiaro. Per quello che può servire. Il difetto rimane, nel senso che la madre di tutti gli errori è quello di portare le imprese ad un indebitamento immediato per poter far fronte al contingente, che secondo me è una strada sbagliata, ma forse sarà uno dei pochi a dirlo, vedremo poi come andrà. Fatto sta che se queste sono le premesse, noi in campo ci siamo, siamo già pronti, eravamo pronti prima e siamo già pronti e metteremo liquidità nel sistema. Il problema però, ripeto, non è quello. Si può immettere liquidità nel sistema attraverso una serie di meccanismi assolutamente più complessi, ma che sicuramente hanno un effetto e un'efficacia sul sistema economico migliore. Molto, ma molto migliore. È chiaro. Soprattutto a breve periodo. Giustissimo. E poi in medio-lungo periodo. Allora, io ringrazio per il suo intervento sia sul tema del settore della nautica, ma anche questa precisazione come presidente di un'importante Camera di Commercio. Torneremo sicuramente a collegarci con Alfredo Malcarne per sapere l'evoluzione, spero che sia un'evoluzione e non una involuzione per tutto il settore della filiera della nautica. Grazie Malcarne, arrivederci al prossimo incontro. Se lavoriamo tutti insieme andrà tutto bene, ma dobbiamo lavorare tutti insieme. Noi siamo abituati a navigare nelle tempeste, per cui non abbiamo paura. Lavoreremo tutti insieme. Due mani di Terzaroli alla randa e si può andare avanti. Due mani di Terzaroli e via. Assolutamente sì. Grazie ancora. Forza e coraggio a tutti. In bocca al lupo, buon lavoro a tutti. Grazie.